Buongiorno ragazzi, oggi come vedete da questa schermata e come d'accordi proseguiamo il nostro percorso di storia anche se in modalità asincrona e in particolare andiamo avanti col vedere quello che successe in Francia in questo periodo così importante per la storia di quel paese ma anche per la storia europea e del mondo che comunemente conosciamo come la Rivoluzione francese. Le volte precedenti, se vi ricordate, abbiamo un po' ricostruito il contesto della Francia del Settecento che portò all'anno fatidico, il 1789, e eravamo arrivati proprio ai mesi della tarda primavera di quell'anno in cui si aprirono i lavori degli Stati Generali, il 5 maggio, convocati da Re Luigi XVI sull'onda della crisi che ormai imperversava la Francia, soprattutto dal punto di vista economico e finanziario, ma non solo, e in particolare poi abbiamo visto come nelle settimane successive i lavori degli stati generali finirono per trasformarsi in lavori della cosiddetta Assemblea Nazionale Costituente, perché il terzo stato, di fronte allo stallo della situazione che non sembrava portare verso i cambiamenti che da più parti venivano invocati, decise di autoproclamarsi sulla scia delle idee di Thiers, questo abate intellettuale aveva esposto nel pamphlet che cos'è il terzo stato, aveva finito il terzo stato per autoproclamarsi l'Assemblea Nazionale Costituente, con questo termine di nazione che proprio si aveva coniato e con cui si identificava il terzo stato che diverrà sempre più importante. Si aveva proprio detto il terzo stato è la nazione francese perché è quel settore produttivo che col suo lavoro permette il mantenimento della Francia. Oggi il nostro obiettivo è quello di vedere come la situazione andò avanti, in particolare nei 2 anni seguenti, tra il 1789 e il 1791. In particolare vedere come in questo momento aperto dalla seduta dell'Assemblea Nazionale Costituente, poi dal giuramento della Pallacorda del 20 giugno 1789, vide movimenti e momenti diversi, non sempre coerenti tra di loro, che hanno portato diversi storici, l'avevamo già annunciato, a parlare più che di rivoluzione francese al singolare, di rivoluzioni francesi, proprio perché questo momento storico è caratterizzato da molteplici spinte rivoluzionarie e appunto non sempre coerenti tra di loro. E il nostro obiettivo sarà un po' quello di ricostruire queste diverse spinte, in particolare vedremo che saranno sostanzialmente tre. E queste tre spinte, che annunciamo essere una, quella borghese, diciamo così, portata avanti dal Terzo Stato o adesso dall'Assemblea Nazionale Costituente, l'altra poi sarà quella del popolo di Parigi che fa la sua comparsa con la presa di Bastiglia, e poi la terza, quella delle campagne che porterà all'abolizione dell'ancien regime dei vincoli feudali. Vedete l'immagine che vi ho messo: da un lato la celebre raffigurazione della presa della Bastiglia, questa fortezza simbolo dell'assolutismo francese, e dall'altro l'altro altrettanto celebre dipinto di Delacroix, la libertà che guida il popolo, la libertà impersonificata da questa donna con in pugno la bandiera tricolore, che come sapete è un simbolo della rivoluzione, lo diremo tra poco, che guida il popolo appunto verso di essa, verso la libertà, quadro dipinto nel 1830, quindi in un contesto diverso da quello che stiamo vedendo, che però, come vedremo nel percorso di storia, diciamo, avrà alcune caratteristiche simili perché nel 1830 la Francia conoscerà altri moti rivoluzionari. Ma procediamo con ordine e riprendiamo da dove avevamo interrotto. Allora, vi ricorderete, dicevamo, eravamo rimasti alla
Il primo momento rivoluzionario, la rivoluzione cosiddetta borghese, perché portata avanti dal terzo Stato che si autoproclama Assemblea Nazionale il 17 giugno 1789, e poi la data storica è la data del giuramento della Pallacorda, dove i rivoluzionari si incontrano in seguito alla chiusura della stanza dove il terzo Stato si doveva riunire, operata dal sovrano, si riuniscono nella stanza della Pallacorda e giurano di non sciogliersi fino a che la Francia non avesse una nuova costituzione scritta da quelli che era e costituivano la vera nazione francese, ovvero il terzo Stato. Dire vero, a questi rivoluzionari si unì, diciamo, rivoluzionari borghesi si unirono subito anche esponenti del clero e della nobiltà, che vedevano con speranza questo motto riformatore all'interno del Regno di Francia. E infatti, una settimana dopo, il 27 giugno, Luigi XVI decide di scendere a patti con la nuova Assemblea nazionale e invita il clero e i nobili a unirsi a una seduta congiunta con appunto per formare definitivamente questa nuova realtà, ovvero l'Assemblea nazionale. E quindi il primo momento importante si ha nel giugno, primo momento rivoluzionario importante, giugno 1789, portato avanti l'Assemblea Nazionale Costituente. Da questo momento i fermenti rivoluzionari dilagano nella Francia, molti guardano a Versailles alla seduta dell'ormai Assemblea Nazionale con grande fiducia, e a questo punto, qui andiamo nel secondo momento rivoluzionario, nella seconda rivoluzione importante che accade meno di un mese dopo, ovvero la rivoluzione cosiddetta popolare del popolo di Parigi. Un secondo momento rivoluzionario da non vedersi come in linea in completa coerenza rispetto a quello che abbiamo appena visto, perché infatti in realtà la situazione è più complicata e più complessa. E infatti cosa accadde? Accadde che il popolo di Parigi, che già aveva dato dimostrazione di essere capace di rivoltarsi contro l'ordine costituito anche negli anni precedenti, in seguito a crisi che abbiamo più o meno ricostruito nelle lezioni precedenti, il popolo parigino insorge nella data che è diventata un po' simbolo della Rivoluzione francese, che è tutt'oggi festa nazionale in Francia, ovvero il 14 luglio 1789. Perché accadde in questa data che, in seguito all'aumento costante dei prezzi, in particolare del prezzo del grano e quindi del pane, che raggiunse quel giorno il valore più alto da un secolo a quella parte, il popolo decise di insorgere, e in particolare si diffuse la voce che i re e i nobili stavano tramando contro cambiamenti che il Terzo Stato e l'Assemblea Nazionale stavano apportando. E questo è un aspetto importante, perché vedremo che ritornerà, cioè la paura di un movimento controrivoluzionario orchestrato dal sovrano e dai nobili sarà determinante, una paura molto spesso tra l'altro infondata, come hanno dimostrato brillanti studi storici ormai da tempo. Una paura infondata che però ebbe un ruolo molto importante nel causare la mobilitazione del popolo. Ed è quello che successe il 14 luglio, perché dopo queste proteste per l'aumento dei prezzi e con le voci che appunto prospettavano un intervento dell'esercito inviato dal re per reprimere sia i lavori dell'Assemblea Nazionale sia le proteste del popolo parigino, ecco. Questa situazione portò lo stesso popolo a mobilitarsi, a cercare in ogni luogo possibile della città armi per potersi difendere, e in particolare a recarsi alla Bastiglia, che era uno dei simboli dell'assolutismo francese dai tempi di Luigi XIV, vi ricorderete. La Bastiglia era una prigione in cui venivano rinchiusi sostanzialmente coloro che si opponevano all'assolutismo regio. Ecco, il popolo irrompe alla Bastiglia per procacciarsi le armi,
per difendersi da questo presunto arrivo dell'esercito che doveva sedare le rivolte, al rifiuto del comandante della prigione di aprire le porte, anche al tentativo del comandante di sparare sulla folla. La folla irrompe nella prigione, uccide barbaramente il comandante, trascina la testa del comandante per le vie della città e all'arrivo di un contingente, in effetti poi mandato da Luigi XVI per sedare questi disordini, il popolo insorge e quindi questa rivolta sorge poi tradizionalmente a simbolo dell'irruzione del popolo parigino nel movimento rivoluzionario ed è un'irruzione che diventerà sicuramente importante. Importante anche se, come vedete, mostra un lato della rivoluzione francese che è presente fin da subito e che sarà caratteristico di quello che succederà in questi anni, e cioè il lato della violenza. Lato della violenza anche non sempre, anzi quasi mai, motivata e indiscriminata, che colpisce le vie di Parigi in particolare, ma che poi, a partire dalla presa della Bastiglia, ecco, come diremo tra poco, dilagherà in molte parti della Francia. Ecco, la stessa Assemblea Nazionale, di fronte a questa situazione e alle notizie che arrivano da Parigi, reagisce anche con una certa paura, una certa moderata paura. E proprio per limitare possibili altri avvenimenti di questo tipo, l'Assemblea Nazionale decise di fondare una delle istituzioni che saranno anch'esse simboliche della rivoluzione, ovvero la Guardia Nazionale, cioè un corpo, potremmo dire, di polizia, di controllo dell'ordine pubblico, fondato per sedare, allo stesso tempo, diciamo, per sedare possibili nuove rivolte, ma anche per mostrare al popolo un corpo di ordine pubblico che fosse in qualche modo espressione della stessa Assemblea Nazionale. Infatti c'è il termine nazionale che richiama proprio il concetto di nazione espresso già da Sieyès. E quindi viene istituito questo corpo, il cui simbolo è la coccarda tricolore, che diventerà uno dei simboli appunto della rivoluzione, il tricolore francese, mette insieme i tre colori che sono quelli della Comune di Parigi, rosso e il blu e il bianco, simbolo della monarchia. Quindi tenta di armonizzare l'elemento della centralità della capitale parigina, ma anche di salvare comunque la monarchia francese. E a capo di questa importante nuova istituzione viene posto uno dei simboli della Francia illuminata del tempo, che abbiamo già incontrato, che vedete qui nell'immagine, il marchese Lafayette, che abbiamo già conosciuto ed era già stato eroe della guerra d'indipendenza americana. Quindi due momenti rivoluzionari importanti, il 20 giugno, simboleggiati da queste date, 20 giugno 1789 la rivoluzione borghese, 14 luglio 1789, l'irruzione del popolo di Parigi. Il terzo momento importante si succede anche in questo caso a meno di un mese di distanza, perché dopo la presa della Bastiglia, dicevamo, la rivoluzione e i moti di insurrezione da parte del popolo dilagano un po' in tutta la Francia, in particolare arrivano nelle campagne. Nelle campagne perché? Beh, perché erano un po' il simbolo della presenza dell'ancien regime, dell'antico regime, cioè nelle campagne vigevano ancora i vincoli feudali, molto spesso i contadini erano obbligati a non possedere la terra, a lavorare gratuitamente per i signori, e quindi in qualche modo nelle campagne si cristallizzavano quei rapporti tipici del sistema feudale che i rivoluzionari in qualche modo volevano abbattere. E nelle campagne la rivoluzione dilagò in modo ulteriormente violento, perché in questa estate del 1789, che veramente squaderna per la Francia l'aspirazione a una società diversa,
molto spesso in modo appunto non coerente e violento, assume le campagne questo tentativo molto davvero, davvero drammatico, anche davvero violento. Si registrano assalti ai castelli, si registrano tentativi di uccidere signori feudali, esponenti della nobiltà, molti dei quali scappano ovviamente, si rifugiano fuori dalla Francia, e anche e soprattutto si incendiano gli archivi dei castelli dove erano in qualche modo registrati i vincoli feudali tipici dell'Ancien Régime. È il momento anche quello. Nella fine di luglio 1789, inizio agosto, della cosiddetta grande paura che dilaga nelle campagne e che segnala acutamente anche il vostro libro, alla luce studio di uno storico importante, Georges Lefebvre, che ha scritto proprio il libro La grande paura del 1789. Cosa fu questa grande paura? Beh, fu appunto, diciamo, questo incedere. Dilagante che non si riusciva a fermare di un timore non assolutamente non reale, e cioè il timore da parte del popolo, dei contadini, di chi abitava le campagne, di un complotto aristocratico, di una controrivoluzione dei nobili che volevano mettere fine ai tentativi rivoluzionari. Una grande paura che alimentò quindi, capirete, gli episodi di violenza che continuavano a dilagare nelle campagne del paese. Di fronte a questa situazione, che si rivelava davvero sempre meno gestibile anche da parte della Guardia Nazionale e dell'Assemblea Nazionale, quest'ultima prese una decisione storica, ovvero, qui si ha la terza tappa, nel terzo momento rivoluzionario, la notte tra il 4 e il 5 agosto 1789, di fatto si mise fine all'Ancien Régime. Perché? Perché l'Assemblea Nazionale decise di abolire i vincoli feudali, i diritti signorili, di sopprimere le istituzioni tipiche del sistema feudale, come i privilegi dei nobili nel non pagare le imposte alle proprietà, o la decima, che era un'istituzione antichissima, per cui la decima parte del raccolto o una tassa corrispondente veniva data alla Chiesa, inizialmente come una forma di ridistribuzione della ricchezza. In qualche modo la Chiesa raccoglieva queste decime per ridistribuirle poi a chi era indigente, ma divenne poi simbolo del sistema di privilegio di cui la Chiesa godeva. Ecco, tutto questo fu abolito. E quindi nella notte tra il 4 e il 5 agosto, ossia il terzo momento importante sulla forte spinta creata dai contadini che avevano assalito i castelli e dato fuoco agli archivi signorili, sia così l'abolizione da parte dell'Assemblea Nazionale dell'Ancien Régime, che apre ovviamente a una pagina assolutamente nuova della storia francese. Quindi ecco i tre momenti importanti di questa estate del 1789, che è davvero. In poche settimane, a distanza di poche settimane, cambia definitivamente il volto della Francia. Un'Assemblea nazionale che deve scrivere la Costituzione, un popolo parigino che si appropria delle armi, dà assalto alla Bastiglia, simbolo dell'assolutismo, e irrompe nella scena con la violenza, e da cui si fonda poi la Guardia Nazionale, e infine l'abolizione dei vincoli feudali nelle campagne, quindi la fine dell'Ancien Régime. Tutto questo, poi, si arriva a partire da tutto questo, si arriva a un'altra data assolutamente fondamentale. Purtroppo queste dovremo cercare di memorizzarle perché ci aiutano. Anche la memorizzazione ci aiuta a capire quello che accade, cioè quella del 26 agosto 1789, una ventina di giorni dopo la fine dell'Ancien Régime.
ovvero a un atto nuovo dell'Assemblea nazionale, simbolico, ma non solo, anche che getta proprio le fondamenta del nuovo Stato che in Francia si vuole creare, ovvero la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Una dichiarazione che, come vedete, è costituita da 17 articoli con un preambolo straordinariamente famoso e che vedete anche nel vostro libro alle pagine 143 e 144, a cui vi rimando soprattutto la lettura dei 17 articoli. Purtroppo il vostro libro non mette il preambolo, ma in ogni caso una dichiarazione che è uno dei manifesti, ovviamente, della Rivoluzione francese, scritta dall'Assemblea nazionale. Una dichiarazione che ovviamente ricalcava non solo i principi illuministi, ma anche il grandissimo precedente di 13 anni prima, no? Ovviamente la dichiarazione di indipendenza americana, e negli stessi mesi, come sappiamo, negli Stati Uniti entrava in vigore la Costituzione che era stata scritta nei 2 anni prima, e quindi che guardava ovviamente con profondo riferimento a quanto è successo oltreoceano, e che appunto doveva servire come una carta dei diritti che in qualche modo serviva da luce, da lume per la Costituzione che l'Assemblea nazionale doveva redigere. In questa dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, nuovo termine con cui si indicano gli abitanti del regno, non più sudditi ma cittadini, quindi copartecipanti al bene comune in qualche modo. Ecco, c'è un preambolo in cui si fa riferimento ai diritti inalienabili, ovviamente come nella dichiarazione di indipendenza americana, quindi al fatto che ci siano dei diritti che non possono essere ceduti, che non possono essere alienati, che appartengono all'uomo in quanto tale, e c'è anche un riferimento all'essere supremo, ovvero a Dio, qui però appunto Dio è indicato non come tale, ma come essere supremo, e qui c'è sicuramente un'influenza del deismo, la corrente dell'illuminismo di cui abbiamo parlato. Io vorrei concentrare la vostra attenzione in particolare su quattro articoli, poi in realtà sono tutti importanti, tutti ve li vedete nelle pagine che vi ho indicato prima. L'articolo 1, dove si afferma il principio di uguaglianza, di libertà ed uguaglianza, che saranno i due valori che formeranno il trittico, no? Libertà, egalité, fraternité. Ma nel primo articolo si afferma appunto che tutti gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Quindi un'affermazione assolutamente di capitale importanza, l'uguaglianza formale, l'uguaglianza cioè di fronte alla legge, non ci sono più privilegi, ma tutti hanno i medesimi diritti, sono uguali dunque di fronte alla legge. E poi si chiarisce che le differenze sociali, sono possibili solo sull'utilità comune e non in base alla nascita. Quindi dall'articolo primo si gettano proprio le fondamenta per uno Stato basato sui diritti e non più sui privilegi, su diritti che spettano a tutti e non solo a qualcuno. L'articolo 2 esplicita invece i diritti inalienabili, anche qui si ha una chiara ripresa sia della Dichiarazione di Indipendenza americana, ma sia e soprattutto del filosofo che è stato un po' un riferimento anche di quella, ovvero il già nominato John Locke, che faremo in filosofia, empirista inglese straordinario del Seicento inglese, empirista ma anche filosofo politico, che conosceremo anche nel percorso di filosofia. E quali sono questi diritti inalienabili? La libertà e la proprietà, e questi erano presenti anche in Locke, e la sicurezza e la resistenza all'oppressione. Poi l'articolo 3, dove si afferma che la sovranità, e cioè la fonte del potere, non risiede in Dio, non risiede nel sovrano, ma risiede nella nazione, altra parola chiave che di nuovo ritorna a partire dallo scritto di Sieyès, che cos'è il terzo stato, la nazione, e cioè il popolo che permette il futuro allo Stato e garantisce un futuro allo Stato attraverso il lavoro.
E poi vi segnalo anche l'articolo 6, perché l'articolo 6 si afferma che la legge è espressione, qui un altro termine chiave, della volontà generale, un termine che l'Assemblea nazionale riprende anche qui da un filosofo, questa volta del Settecento, molto importante, che faremo anche lui in filosofia, ovvero il filosofo ginevrino Jean-Jacques Rousseau, che parlava proprio della volontà generale come la volontà che costituisce l'essenza della legge. La volontà generale è quella volontà a cui è espressione dei cittadini, e cioè di coloro che pensano e vogliono in vista del bene comune e non degli interessi personali. Essere cittadini significa volere secondo la volontà generale, e cioè in vista del bene comune e non secondo interessi privati, bene della collettività. Quindi un documento, come vedete, davvero ricco e davvero importante. Ecco, e con questo documento, ormai siamo a fine agosto 1789, si apre questo periodo di 2 anni, attraversato da queste forze anche molto diverse, come abbiamo detto, che va dal 1789-1791, che dagli storici è considerato il primo periodo della Rivoluzione francese, quello appunto dei lavori dell'Assemblea nazionale, accanto, anche se in un rapporto molto spesso problematico, con il sovrano. E quindi è la fase cosiddetta liberal-monarchica della Rivoluzione. E vedremo poi che il 1792 sarà un vero e proprio anno di cesura, cioè di strappo. In questo senso molto forte, porterà a un'altra fase della rivoluzione, quella democratico-progressista, diciamo così, che porterà al terrore dei giacobini, ma quella sarà una storia successiva. Concentriamoci invece su questa fase brevemente. In questi 2 anni i lavori dell'Assemblea nazionale proseguono. Un elemento dapprima importante è quello che porta essa a una politica che da noi in realtà è già stata conosciuta quando abbiamo visto i sovrani, i cosiddetti despoti illuminati, cioè una politica di centralizzazione del potere molto definita nei confronti della Chiesa. Pensate al cosiddetto giurisdizionalismo. Perché cosa avvenne? Beh, avvenne che per risolvere l'annoso problema del debito pubblico vennero confiscati i beni ecclesiastici. Quindi vengono nazionalizzati i beni della Chiesa, espropriati e secolarizzati. I beni della Chiesa diventano beni dello Stato. A distanza di pochi mesi, nel febbraio del 1790, vennero sciolti gli ordini religiosi considerati improduttivi. Anche questo l'abbiamo già incontrato, cioè quelli che non erano dediti né all'insegnamento né all'assistenza dei poveri, diciamo così. E poi nel luglio 1790, ecco, soprattutto questo, venne scritta la cosiddetta Costituzione civile del clero, cioè una costituzione che riguardava il clero francese, con la quale sostanzialmente i sacerdoti diventavano dipendenti pubblici. Anche questo l'abbiamo già visto in parte, pensate a Maria Teresa d'Austria e Giuseppe II, dire che i sacerdoti sono dipendenti pubblici significa che prima che al Papa devono giurare fedeltà allo Stato francese e che quindi in qualche modo è lo Stato francese l'autorità che i sacerdoti devono dapprima riconoscere. E questo ovviamente portò a una frattura molto forte con la Chiesa, molto forte tra i sacerdoti stessi, perché coloro che non accettavano la Costituzione di civile del clero ovviamente dovevano vivere in clandestinità, non erano accettati dal potere pubblico, e quindi apre una spaccatura molto profonda all'interno della società francese. Pio VI, il Papa, rispose condannando questa Costituzione, e coloro che non accettavano la disposizione della Costituzione civile del clero passarono anche dei guai, in particolare un episodio drammatico che accadde però qualche tempo dopo, nell'ottobre 1791, fu quello che avvenne ad Avignone, dove i rivoluzionari presero il sopravvento e vollero aderire alla rivoluzione portata avanti dall'Assemblea nazionale,
e quindi giurare fedeltà alla Costituzione civile del clero, e per questo, in seguito a degli scontri, uccisero una sessantina di fedeli al pontefice. Fu il cosiddetto massacro della Glacerie. La Glacerie era una torre del Palazzo dei Papi, antica residenza papale ad Avignone. Quindi un momento molto drammatico. Il clero, ovviamente, appunto, si divise tra coloro che accettarono il nuovo regime, diventarono scomunicati dal punto di vista del Papa, ma accettati in Francia, i preti giurati, a dire il vero, una minoranza importante, tra cui per esempio Sieyès, l'abate che aveva scritto Che cos'è il terzo stato, e poi invece la maggioranza, preti refrattari che erano contro la rivoluzione, non accettavano la Costituzione civile, che sostanzialmente erano obbligati alla clandestinità. Quindi non possiamo scendere nei particolari, ma questo significava che improvvisamente chiese secolari venivano abbandonate, comuni che avevano conosciuto, appunto, che erano sorti, paesi, villaggi attorno alle chiese, furono costretti a celebrare messe clandestine. Insomma, un momento davvero, davvero drammatico e di divisione del paese. Oltre a questo, l'Assemblea nazionale procedette anche a una riorganizzazione amministrativa del regno, divise il regno in 83 dipartimenti. E a poco adottò delle misure liberali, come appunto l'abolizione dei dazi doganali tra i diversi dipartimenti, e quindi una maggiore liberalizzazione dei commerci, che appunto doveva favorire, dal loro punto di vista, una modernizzazione del paese, anche se queste misure, che limitavano fortemente l'intervento dello Stato, portarono anche a sviluppi non sempre favorevoli, come per esempio l'innalzamento dei prezzi. E poi giungiamo al settembre del 1791, in cui è pronta la nuova Costituzione. Il re Luigi XVI deve accettare la nuova Costituzione, una Costituzione che appunto delinea un paese moderato, monarchico, e apre la stagione, che sarà molto breve perché durerà solo un anno e mezzo, di una Francia come monarchia liberale sulla scia dell'Inghilterra. La Costituzione fu accettata da Luigi XVI, anche se i rapporti tra il sovrano e i rivoluzionari in realtà si deteriorarono sempre di più nel corso di questi 2 anni. Perché? Beh, perché da un lato Luigi XVI accettava ufficialmente queste nuove misure, dall'altro era sospettato grandemente, molto spesso, diciamo, qualche volta anche a ragione, di tramare in realtà contro la rivoluzione. Luigi XVI, tra l'altro, come sapete, era sposato con Maria Antonietta. Maria Antonietta era la figlia di Maria Teresa d'Austria, quindi un Asburgo, un'austriaca, come la chiamavano in modo spregiativo tanti ambienti della Francia, una regina mai amata. Sorsero alcune leggende, come la famosa frase "se il popolo ha fame, dategli delle brioche", mai pronunciata dalla regina. Ma insomma, fu una regina molto osteggiata, anche perché si temeva che, essendo sorella dell'imperatore, nel 1791 Leopoldo II, quello che era stato Granduca d'Austria, fratello di Giuseppe II e figlio anche lui, come Maria Antonietta, di Maria Teresa d'Austria, essendo, ecco, sorella dell'imperatore d'Austria, si temeva che stesse tramando un complotto per far intervenire l'esercito austriaco contro i rivoluzionari. D'altro canto, sicuramente i sovrani europei vedevano con preoccupazione, soprattutto i prussiani e austriaci, in qualche modo simboleggiavano i troni in qualche modo più conservatori dal punto di vista istituzionale. Guardavano sicuramente con preoccupazione quanto stava accadendo in Francia, ma sicuramente la regina scriveva preoccupata. Abbiamo le lettere in cui la regina scrive preoccupata al fratello rispetto a quanto stava accadendo, e quindi, diciamo, l'atmosfera attorno alla famiglia reale era sempre più pesante. Il re, che tra l'altro, la famiglia reale, che tra l'altro già dall'ottobre 1789 fu costretta
abbandonare Versailles e a trasferirsi a Parigi, nella vecchia residenza dei sovrani francesi, la Tuileries. E poi fu costretta, perché il popolo si recò con la Guardia Nazionale a Versailles e convinse il re, tra molte virgolette, a trasferirsi a Parigi. Ma poi il momento di particolare raffreddamento dei rapporti fu quello in cui, avvenuto nel 1791, in cui la famiglia reale tentò di scappare dalla Francia, di rifugiarsi in Lorena, una regione ai confini tra il Regno di Francia e l'Impero, dove erano fuggiti molti nobili, in seguito ai fatti accaduti, però la fuga fu scoperta, nonostante la famiglia reale, in particolare il re, si fosse travestito da servo, e il sovrano fu riportato a Parigi, ovviamente visto con sempre maggior sospetto. Ma ritorniamo alla Costituzione, che avviamo agli ultimi minuti della nostra lezione. I principi che guidavano questa Costituzione del 91, ce ne saranno altre, ci sarà la Costituzione del 91, poi vedremo la Costituzione del 1793, in realtà poi non entrò praticamente in vigore. Poi ci fu quella del 1795, poi quella del 1800, poi c'è l'epopea napoleonica, quindi tra il 91 e l'800, in 9 anni, si cambiano quattro costituzioni, a testimonianza degli importanti cambiamenti che stanno avvenendo. Questa Costituzione era appunto liberal-monarchica, quindi prevedeva la presenza del re, si basava sul principio della separazione dei poteri, che ormai abbiamo visto essere assolutamente predominante nella cultura politica del tempo, dopo la riflessione di Montesquieu, già adottato dallo Stato americano. Questi poteri, in particolare, erano quello legislativo, affidato a un'unica assemblea, l'assemblea legislativa, che dall'ottobre del 1791 sostituì l'assemblea nazionale, perché ormai aveva finito il suo mandato. E tra l'altro Robespierre, uno dei membri della nuova assemblea legislativa, sempre più influenti, fece passare la legge per cui chi aveva fatto parte dell'assemblea nazionale non poteva far parte poi dell'assemblea legislativa. Ci furono alcune eccezioni, ma sostanzialmente fu rispettato. Poi c'era il potere esecutivo, che era affidato al re. Siamo, ripeto, in una monarchia e al governo. E poi il potere giudiziario è affidato a un corpo di magistrati che dovevano essere eletti. Per quanto riguarda il sistema elettorale, non potevano votare tutti, era basato sul censo, cioè sulla ricchezza posseduta, e in particolare sul pagamento delle imposte. E infatti i cittadini vennero divisi in cittadini attivi e cittadini passivi. I cittadini attivi erano coloro che potevano votare, quelli passivi no, perché non pagavano abbastanza tasse. E tra l'altro, tra i cittadini attivi, alcuni erano elettori, scusate, alcuni erano elettori, cioè avevano il diritto di voto, altri, oltre che elettori, erano anche eleggibili, perché potevano essere votati, potevano candidarsi e poi essere votati per far parte dell'assemblea legislativa. Questo ovviamente non limitò questa nuova architettura statale, e tuttavia non riuscì a limitare pesanti contraddizioni che la rivoluzione conobbe fin da subito. Abbiamo parlato delle violenze, ma non ci furono solo quelle, cioè i principi di libertà e di uguaglianza decantati con vigore nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino non furono sempre e dappertutto rispettati. Per esempio, non si eliminò la schiavitù nelle colonie, e questa è una contraddizione grave, ma l'abbiamo già notato un po' con la Costituzione degli Stati Uniti d'America. E addirittura ci fu il caso clamoroso di una rivolta di schiavi neri nell'isola di Haiti, che era una delle colonie caraibiche della Francia, guidati da un generale, Toussaint Louverture, generale di colore, che, ispirandosi ai principi della rivoluzione, guidò i rivoltosi per porre fine alla schiavitù, rivolta che fu repressa assolutamente nel sangue. Quindi i principi cardine della libertà, egalità e fraternità furono molto spesso disattesi. Molto spesso disattesi. I rapporti, un'altra contraddizione oltre a questa, era
tensione sempre più forte col sovrano. Manifestazioni di questa tensione furono intanto la legge contro gli emigrati, fatta nel luglio del 1791, che imponeva il rientro in Francia di tutti coloro che erano fuggiti e in caso di mancato rientro la proclamazione del reato di alto tradimento, quindi una rottura grave con una parte importante della società francese. L'altro fatto molto grave fu la cosiddetta strage del campo di Marte. Siamo sempre nel luglio del 1791, quando una folla numerosa, guidata da uno dei club che stavano emergendo, lo vedremo tra poco, il cosiddetto club dei Cordiglieri, si radunò nel campo di Marte per chiedere la destituzione del re, era un gruppo, diciamo, fortemente repubblicano che voleva la fine della monarchia, e la Guardia Nazionale intervenne per sedare queste proteste, intervenne sparando sulla folla e uccidendo 50 persone, quindi un momento molto molto drammatico. Qua vi ho voluto dare, così proporre, una riflessione così facoltativa molto interessante da parte di un studioso contemporaneo, Antonio Maria Baggio, che insegna all'Università Sofia, Istituto Universitario di Sofia, che è un'università vicino a Firenze, in cui ha messo in evidenza come la fraternità fu il principio dimenticato della Rivoluzione francese, non solo dai rivoluzionari, ma anche poi dalla riflessione politica posteriore. Eppure lo stesso studioso mette in evidenza come senza la fraternità libertà e uguaglianza siano destinate a contraddirsi a vicenda. Perché senza, diciamo, il tentativo di armonizzare attraverso la fraternità le differenze, la libertà porta a scontrarsi con l'uguaglianza. In qualche modo senza fraternità la libertà diventa affermazione l'uno contro l'altro, quindi calpesta l'uguaglianza. Ma così questo è una pista in più. Questo che vedete qua è la foto di copertina della pubblicazione, il principio dimenticato, che per chi è interessato può chiedermi o potete trovare facilmente online. Terminiamo la nostra lezione dicendo che in questo contesto, quindi così complesso, così attraversato da molteplici spinte, ecco, queste spinte furono determinate anche dal sorgere di un dibattito pubblico sempre più animato dopo quello che accompagnò, vi ricorderete, l'apertura degli Stati Generali, dibattito pubblico che è la stessa che compose anche la stessa Assemblea Nazionale Costituente. E poi l'assemblea legislativa, e che fu animato dai cosiddetti club, che furono dei veri e propri antenati degli odierni partiti. I club che sorsero davvero numerosi, i cui più importanti sono quelli più noti, sicuramente anche da voi conosciuti, almeno così a livello di nome. Per esempio, la Società degli Amici della Costituzione, o più comunemente noti come Giacobini, perché si riunivano nell'ex convento sciolto da autorità di San Giacomo, Giacobini, tra cui spiccava un giovane avvocato di Arras, Maximilien Robespierre, di infuocate idee repubblicane, che voleva la fine della monarchia, l'inizio della Repubblica. Tra i Giacobini si distinsero in particolare una serie di membri dell'assemblea che furono eletti nel distretto della Gironda, nel dipartimento, anzi, della Gironda. La Gironda è la regione intorno a Bordeaux, e per questo furono chiamati Girondini, che erano Giacobini appunto provenienti dalla Gironda, che poi però si distaccarono anche dai Giacobini, tra cui spiccava Brissot. Oppure c'era invece un altro club che inizialmente faceva parte della Società degli Amici della Costituzione, poi se ne distaccò, che fu il club dei Foglianti,
di cui fa, che era, diciamo, di idee moderate, che non voleva la fine della monarchia, in cui spiccavano il marchese di Lafayette, che abbiamo già conosciuto, e il conte di Mirabeau. Oppure, la società degli amici dei diritti dell'uomo e del cittadino, conosciuti anche come Cordiglieri, dal nome di un altro convento che era la sede in cui si riunivano, ex convento dei frati minori, e in cui si distinguevano non solo per essere particolarmente grandi sostenitori della Repubblica, della necessità della fine della monarchia, ma anche per voler vedere affermate alcune leggi, diciamo, molto progressiste, come quelle che dovevano regolare i salari e porre un tetto ai salari sia minimo sia massimo per garantire il rispetto di un'uguaglianza non solo formale, ma, come dire, anche sostanziale. Oppure, volevano delle misure forti contro la disoccupazione, quindi misure sociali molto forti, ovvero i cordiglieri, appunto, tra cui spiccavano alcuni tra gli intellettuali più noti poi della rivoluzione, e anche vittime poi della rivoluzione, ovvero de Moulin, Danton e Marat. Infine, vi ho segnalato, diciamo, un gruppo che in realtà non era un club politico, perché questi erano tutti i movimenti che poi animavano il dibattito all'interno dell'Assemblea Nazionale prima e poi dell'Assemblea Legislativa, e che presero parte anche proprio fisicamente, presero posto all'interno dell'assemblea in luoghi diversi dello schieramento, per cui nacque anche la distinzione tra destra e sinistra. Invece questi erano i Sanculotti, che non erano un club, ma fecero la loro comparsa prepotentemente in questi anni, ed erano soprattutto il nome Sanculotte, senza le culotte, che era l'abito tipico della nobiltà, e quindi i Sanculotti erano coloro che non erano nobili, e cioè appartenenti alla fazione popolare, in particolare parigina, e che abbiamo visto fece il suo ingresso nel movimento rivoluzionario con la presa della Bastiglia, e che divenne sempre più determinante nel guidare la dinamica rivoluzionaria, e di cui, come vedremo la prossima volta, in qualche modo i giacobini diventarono i riferimenti all'interno dell'assemblea. Il 1 ottobre 1791 si dà inizio all'attività dell'assemblea legislativa, che era composta in questo modo, e qui con questo concludiamo: 250 deputati foglianti, quindi possiamo dire moderati, monarchici, 350, cioè la maggioranza, deputati, tra virgolette, indipendenti, potremmo dire costituzionalisti, cioè né monarchici né repubblicani, ma in qualche modo fedeli alla Costituzione del 91, quindi poi di fatto fedeli alla liberal monarchia che ormai era nata, e poi 136 deputati giacobini, tra cui spiccavano i girondini. Bene, con questo concludiamo. È stata una lezione intensa, ma era importante fissare questi punti. Oltre a questo, io poi vi rimando alle pagine del vostro libro che troverete scritte sul registro. Mi raccomando, se qualcosa non fosse chiaro, sapete come contattarmi. Noi ci vediamo attraverso i nostri consueti strumenti, nei prossimi giorni. Io vi auguro, un buon proseguimento di giornata, e a presto.